Ciao carissimi, benvenuti o bentornati sul mio canale e ben ritornati anche ad un nuovo Analizziamo. Oh, allora, che cosa analizziamo questa volta? Le figurine calciatori del campionato italiano di calcio 65-66 Serie A e Serie B. Allora, intanto cominciamo con una piccola panoramica. Sapete che io vi offro sempre un background prima di iniziare appunto a vedere quali sono state le squadre di questi campionati, i loro piazzamenti, insomma, e tutto il resto. Ma cominciamo a parlare un po' di quest'annata, quindi del 65-66. Intanto il campionato è iniziato il 5 settembre del 1965 ed è finito il 22 maggio del 1966. Vincitrice l'Inter, decimo titolo, vince la sua prima e finora unica stella. Anche se quest'anno siamo a pochissimo dalla seconda stella, attenzione. Il campionato di calcio italiano di Serie A 65-66 è stata la 64esima edizione del campionato italiano di massima divisione, la 34esima dall'inizio della Serie A girone unico. L'Inter fu l'unica squadra ad arrivare a 10 scudetti dopo la Juve, che c'era riuscita nel 57-58. Retrocessero Sampdoria, Catania e Varese. E poi ricordiamoci sempre che c'erano 2 punti a vittoria e non 3 come adesso. Il capocannoniere del torneo fu Luis Vinicio della Nerossi Vicenza con 25 gol, secondo brasiliano a vincere la classifica marcatori dopo Dino da Costa, della Fiorentina del 56-57. Dopo di lui solo un altro brasiliano vince la classifica marcatori, cioè Marcio Amoroso dell'Udinese nel 1999. Inoltre Luis Vinicio fu uno dei 2 giocatori militanti nel Vicenza, appunto nella Nerossi Vicenza, a vincere la classifica marcatori di Serie A. L'altro sarà Paolo Rossi nel 1978. Allora, la Serie A 65-66 vede il ritorno del Brescia in massima serie a 18 anni dall'ultima volta. Inoltre erano neopromosse anche il Napoli e la SPAL. Il Foggia, all'epoca Foggia e Incedit, disputava il suo secondo campionato di A di sempre, stessa cosa anche per il Varese. Secondo posto, non insolito per l'epoca, per il Bologna, che aveva vinto il suo 7° e ultimo finora scudetto 2 stagioni prima, cioè nel 63-64. Poi altri vincitori di competizioni in Italia sono stati in Coppa Italia 65-66 la Fiorentina, suo terzo titolo, e la Serie B 65-66 il Venezia, con altre promosse il Lecco e il Mantova. Mentre nel mondo, in quella stagione, la Coppa dei Campioni è stata vinta dal Real Madrid col suo 6° titolo, il campionato inglese dal Liverpool il suo 7° titolo, il campionato spagnolo l'Atletico Madrid col suo 5° titolo, il campionato francese il nel 2° titolo, campionato Germania Ovest Monaco 1860 primo e unico titolo, e campione d'Olanda è stato l'Ajax al suo 11° titolo. Contemporaneamente nel 1965 veniva assassinato Malcolm X e Charles de Gaulle si insediava come presidente francese. Nel 1966 viene ufficialmente abolito l'indice dei libri proibiti, inizia la rivoluzione culturale cinese guidata da Mao e l'Inghilterra vince la sua unica finora Coppa del Mondo. Oh, l'album. Allora, l'album è il primo a rappresentare la rovesciata di Carlo Parola, stilizzata, nel modo in cui appunto viene disegnata adesso. Lo sfondo è un campo da calcio con i colori dell'Italia. È il terzo album dove viene presentata anche la Serie B, che poi verrà analizzata appunto dopo la A. E in fondo c'è una rassegna delle coppe, vedremo poi, e dei trofei europei del tempo e dei campionati mondiali finora disputati, mentre all'inizio, andiamo subito a vedere, c'è una lettera dei fratelli Panini, poi abbiamo la formazione tipo, come vedete qua, delle vincitrici dei campionati italiani dal 1898 e un calendario compilabile a penna. Oh, perfetto, allora andiamo a vedere intanto l'Atalanta, quindi cominciamo con l'Atalanta, eccoci qua.
Abbiamo Besenti, Pizzaballa, Nodari, Canuti, Signorelli, Anquilletti, Danova, Magistrelli, Hitchens, Mereghetti, Nova, Cometti, Gardoni, Milan e Colombo. L'Atalanta si piazza in campionato dodicesima con 29 punti, l'allenatore Hector Puricelli dalla prima alla quinta giornata e Stefano Angeleri dalla sesta giornata alla fine. Primatista di reti Enrico Nova con 8 gol e campionati vinti fino ad allora 0 e fino ad oggi 0. Un focus lo facciamo sul calciatore Pierluigi Pizzaballa, che è, eccolo qua. Che è nato a Bergamo nel 1939 e diventa celebre proprio per le figurine Panini. Nel 63-64 la sua figurina non venne stampata in quanto Pizzaballa era infortunato e la figurina risultò introvabile per qualche tempo, venendo immessa solo dopo e prendendo l'appellativo di figurina più ricercata. L'Atalanta oggi è allenata da Gasperini, milita in Serie A ininterrottamente dalla stagione 2011-2012, collezionando anche buoni piazzamenti negli ultimi anni. Oh, bene, allora andiamo al Bologna. Allora, vediamo, nel Bologna. Il Bologna aveva Furlanis, Negri, Micelli, Tumburus, Janic, Foglie, Vastola, Bulgarelli, Nielsen, Holler, Pasciutti, Pascutti, scusate, Spalazzi, Turra, Muccini e Perani. Piazzamento in campionato di quest'anno, seconda con 46 punti, l'allenatore fu Manlio Scopigno dalla prima alla quinta giornata e Luis Carlini. Primatista reti Helmut Holler e Harald Nielsen con 12 reti e campionati vinti erano 7 fino ad allora e 7 fino ad oggi. Il focus lo facciamo su Giacomo Bulgarelli, nato a Bologna nel 40 e morto sempre a Bologna nel 2009. Dal 59 al 75 Bulgarelli è la bandiera del Bologna, con cui ha vinto lo scudetto nel 64 e di cui è primatista di presenze. Vinse inoltre l'Europeo 68 con la maglia dell'Italia. E dal 98 al 2002 fu telecronista di FIFA con Massimo Caputi. Il Bologna oggi, beh, è allenato da Thiago Motta, milita in Serie A dalla stagione 2015 e 2016. Orbene, passiamo al Brescia. Allora, il Brescia vede Robotti, Geotti, Fumagalli, Rizzolini, Mangili, Bianchi, Veneranda, Beretta, De Paoli, Bruels, Giacomini, Brotto, Manfredini, Busi e Maestri. Piazzato in campionato nono con 32 punti, il suo allenatore fu Renato Gei. Il primatista reti Virginio De Paoli con 13 reti e il Brescia non ha mai vinto campionati. Facciamo il focus su Bianchi. Allora, Bianchi, 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 Bianchi che Fumagalli, Rizzini, Bianchi, eccolo qua. Me lo stavo perdendo, sinceramente, lo stavo cercando, diciamo, che fine ha fatto Bianchi, eccolo qua. Nato a Brescia nel 43, è tra gli artefici del ritorno delle rondinelle in A dopo 18 anni. Come allenatore vince lo scudetto 86-87 con il Napoli, il primo dei partenopei, che allenerà fra l'85 e l'89. E di nuovo nel 92-93. L'ultima esperienza di allenatore è stata nel 2002 con la Fiorentina, poco prima del suo fallimento. Il Brescia oggi è allenato da Rolando Maran, milita in Serie B. Poche, solo due, sono state le stagioni in A negli ultimi 15 anni per loro, sia nella stagione 10-11 e nel 19-20. Tuttavia, che sia B o che sia A, le rondinelle non vedono la C o sotto la C addirittura dal 1985. Il Cagliari. Allora, si piazza in campionato undicesimo con 30 punti. I suoi giocatori sono Martiradonna, Matrel, Longoni, Cera, Vescovi, Longo, Gallardo, Rizzo, De Carvaio, Greatti, Riva, Pianta, Didia e Visentin e Mazzucchi. Allenatore Arturo Silvestri, primatista reti Gigi Riva con 11 reti, campionati vinti fino a quest'anno
zero, e fino ad oggi invece ne hanno vinto uno nel 1970. Il focus naturalmente non può che essere su Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944 e morto a Cagliari pochi mesi fa. Gigi Riva è stato una leggenda del calcio italiano, con 208 reti in 378 presenze dal 1963 al 1977, è primatista di presenza dei sardi. È inoltre attualmente il miglior marcatore della nazionale di tutti i tempi, con 35 reti segnate. Fece vincere al Cagliari il primo e unico scudetto al termine della stagione 69-70. Questa stagione, questa qui 65-66, fu inoltre la prima in cui andò in doppia cifra in campionato. Il Cagliari oggi. Il Cagliari, allenato da Claudio Ranieri, è attualmente in Serie A, neopromosso quest'anno. Negli ultimi anni non ha vissuto buonissimi momenti, tuttavia negli ultimi 20 anni ha visto soltanto per 2 volte la B, nel 15-16 e nel 22-23. Tuttavia, in questo campionato è nuovamente in lotta per non retrocedere. E passiamo al Catania. Allora, Catania vede Buzzacchera, Vavassori, Rambaldelli, Maggi, Bicchierai, Fantazzi, Calvanese, Biagini, Fanello, Cella, Facchin, Branduardi, Petroni, Michelotti e Lantoni. Catania si piazzò in campionato 17° con 22 punti e quindi andò in Serie B. L'allenatore fu Carmelo Di Bella dalla prima alla 16° giornata e Luigi Valsecchi dalla 19° alla fine del campionato. Primatista reti fu Carlo Facchin con 9 gol. Fino a questo campionato non ha mai vinto appunto campionati e non ha mai vinti nemmeno finora. Piccola curiosità legata a un calciatore che troviamo negli altri giocatori in rosa, cioè Artico Isidoro, cioè Isidoro Artico, che questo giocatore, che è nato a Brescia nel 1946 e ha avuto oltretutto una carriera senza nessun particolare rilievo, però divenne famoso perché nel 1977, quindi molto più avanti rispetto a quest'album, quando militavano lo Scicli, che è una squadra di Ragusa, venne aggredito fisicamente da alcuni dirigenti che lo picchiano e gli levano lo stipendio come punizione. Questo porta poi al primo sciopero totale dei calciatori del girone 1 della Serie D e alla revisione da parte dell'AIC dei criteri e dei rapporti umani fra tesserati e club nelle leghe semiprofessionistiche. Ecco, era semplicemente una piccola curiosità legata appunto a un giocatore che completa la rosa del Catania. Il Catania oggi, allenato da Zeoli, non è che se la passi benissimo, è militante in Serie C, non sta collezionando buoni risultati in questa stagione ed è a rischio play-out. Inoltre ha alle spalle un fallimento avvenuto nel 2021 che l'ha fatto ripartire dalla D. L'ultima stagione in B risale al 14-15, l'ultima di A alla stagione prima. E andiamo avanti con la Fiorentina. Allora, la nostra Fiorentina vede come giocatori Rogora, Albertosi, Castelletti, Pirovano, Gonfiantini, Brizzi, Hamrin, Bertini, Nuti, De Sisti, Morrone, Paolicchi, Bruniera, Maschio e Guarnacci. Arriva quarta in campionato con 43 punti l'allenatore Giuseppe Chiappella e il suo primatista reti è Kurt Hamrin con 12 gol. Fino alla stagione del 65 aveva vinto un campionato, fino ad oggi ne ha vinti 2. Ci focalizziamo proprio su Kurt Hamrin, eccolo qua, perché lui è nato in Svezia nel 1934, morto a Firenze pochi mesi fa. Hamrin è stato una leggenda della Fiorentina, con 208 reti segnate in 362 presenze. È il nono giocatore con più reti segnate in Serie A, il terzo straniero dopo Nordahl e Altafini. Oggi la Fiorentina, allora, è allenata da Italiano, è in Serie A dalla stagione 2004-2005, ha superato il fallimento del 2002, a parte una retrocessione sfiorata nel 2019, risolta solo all'ultima giornata, grazie a, diciamo, un biscotto contro il Genoa. Viaggia abbastanza tranquilla tra la metà e la parte alta della classifica, con un terno di quarti posti conquistati di fila dal 2012
al 2015. Oh là là, allora, dopo la Fiorentina, chi abbiamo? Il Foggia, eccoci qua. Allora, il Foggia arriva dodicesimo con 29 punti, a Egizio Rubino come allenatore, e prima tista reti Lazzotti e Micheli con 6 reti, e non ha mai vinto campionati, ma aveva schierati Capra, Moschioni, Valadè, Tagliavini, Rinaldi, Faleo, Favalli, Micheli, Nocera, Lazzotti, Maioli, Ballerini, Oltramari, Bettoni e Di Giovanni. Il focus l'abbiamo proprio su Nocera. Allora, Nocera, eccolo qua, Nocera, Cosimo Vittorio, nato a Secondigliano nel 38 e morto a Foggia nel 2012, è stato per 10 anni la bandiera del Foggia, con oltre 120 gol segnati, ed è stato anche il miglior marcatore. Nel 62-63 vinse la classifica marcatori della Serie B, primo del Foggia a farlo. Attualmente ha la tribuna ovest dello stadio Zaccheria di Foggia dedicata appunto in sua memoria. Il Foggia oggi, a parte una breve apparizione in B tra il 17 e il 19, milita in Serie C. L'ultima apparizione nel massimo campionato risale addirittura alla stagione 94-95, mentre nel 2012 dovete ripartire ex novo dalla Serie D. Ullala, vediamo dopo. Inter. Allora, l'Inter si piazza in campionato prima, l'abbiamo detto prima, con 50 punti. Burnic, Sarti, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Da Costa, Mazzola, Domenchini, Suarez, Corso, Minussi, Gori, Malatrasi e Peiro. L'allenatore Legno Herrera, primatista Sandro Mazzola con 19 reti, fino a questa stagione vince 9 campionati, poi diventano 10 a fine stagione, fino ad oggi appunto l'Inter ne ha vinti 19, quindi siamo quasi alla seconda stella. Ci concentriamo su Giacinto Facchetti e diciamo che è nato a Treviglio nel 42, morto nel settembre del 2006, ed è stato una colonna dell'Inter con 639 gare totali tra il 60 e il 78, terzo solo davanti a Bergomi e Zanetti. Campione d'Europa nel 68 con l'Italia, Facchetti fu anche presidente dell'Inter dal 2004 fino alla sua morte. Oggi l'Inter milita ininterrottamente in A dal 1929, ha vinto 19 scudetti. Allenato da Simone Inzaghi, sta per conquistare il ventesimo. Dal 2005 al 2010 ha avuto un ciclo vincente di 5 scudetti di fila, per poi tornare protagonista vincendo lo scudetto nel 2021 e raggiungere la finale di Champions nel 22-23, persa contro il Manchester City. Dopo l'Inter abbiamo la signora, quindi la Juventus. Arriva in campionato quinta con 42 punti. In squadra, qua sull'album, abbiamo Gori, Anzolina, Leoncini, Bercellino, Castano, Salvadore, Dello Modarme, Del Sol, Traspedini, Sidney, Menichelli, Colombo, Stacchini, Mazzia e Bercellino. L'allenatore è Heriberto Herrera. Il primatista di reti è Barcellino e Giampaolo Menichelli con 6 reti. Fino al 65 la Juve ha vinto 12 campionati e fino ad oggi ne ha vinti 36. Il focus lo facciamo su Menichelli, su Giampaolo Menichelli, nato a Roma nel 38, collezionò 40 reti con i bianconeri in 144 presenze dal 1963 al 1969. La sua è una famiglia di atleti. Suo fratello Franco vinse un oro olimpico e 3 bronzi mondiali come ginnasta nella specialità degli anelli. La Juve oggi sappiamo che milita in A dalla stagione 2007-2008, dopo l'unico campionato di B disputato nella stagione 2006-2007 a causa di calciopoli. Tra il 2011 e il 2012, il 2019 e il 2020 vince 9 scudetti di fila. Attualmente compete per i posti in Champions, allenata da Massimiliano Allegri. La Nerossi Vicenza.
Allora, cosa diciamo della De Rossi Vicenza? Che arrivò sesto con 40 punti, in squadra aveva Volpato, Reginato, Savoini, Tiberi, Pini, Caratini, Carantini, Menti, De Marco, De Menezes, Colausic, Maraschi, Luison, Fontana, Zoppelletto e Fraschini. Era allenata da Aldo Campadelli e il suo primatista in reti fu Luis Vinicio con 25 reti e non ha mai vinto nessun campionato. Il calciatore lo mettiamo proprio, cioè scusate, il focus lo mettiamo proprio sul calciatore Luis Vinicio, perché nato in Brasile nel 1932, Luis Vinicio lega la sua carriera prima al Napoli e poi alla De Rossi Vicenza, con cui colleziona quasi 70 reti e per cui è il suo quinto miglior marcatore di sempre. In questa stagione, inoltre, come già detto, vince la classifica marcatori come allenatore dal 73 all'87, allena grandi di squadre in Serie A come Napoli e Lazio, senza tuttavia conseguire nessun risultato utile. Ed ecco qua Luis Vinicius. La De Rossi Vicenza oggi è tornata a chiamarsi la De Rossi Vicenza dal 2021, ma non ha più alcun legame con la Lanerossi, che fu lo storico marchio di abbigliamento vicentino. Milita in Serie C con alcuni campionati di B disputati ultimamente, di cui il 12 di fila tra il 2001 e il 2013, poi alcuni sparsi negli ultimi anni. L'ultima stagione in A risulta essere nell'anno 2000-2001. E la Lazio. Allora, la Lazio arriva dodicesima con 29 punti. In squadra Zanetti, Cei, Vitali, Carosi, Pagni, Dotti, Mari, Bartù, D'Amato, Governato, Ciccolo, Gori, Renna, Rozzoni e Gasperi. Allenata da Umberto Mannocci, il suo primatista reti è Vito D'Amato con 7 reti. Il focus lo puntiamo appunto su Nello Governato, eccolo qui, nato a Torino nel 1938, morto nel 2019. Nello Governato ha alle spalle più di 230 presenze con la Lazio tra il 61 e il 71, per poi diventare giornalista con la rivista Tutto Sport, anticipando anche i fatti di Calciopoli del 2006 con un romanzo pubblicato nel 2004 dal titolo Gioco Sporco. È divenuto celebre per un errore commesso nell'album 63-64 perché la sua figurina non rappresentava lui, ma il calciatore Bruno. La Lazio oggi, dopo gli scudetti del 73-74, 99-2000, la Lazio non ha più vinto alcun titolo. Milita in Serie A dal 1988, vincendo altre 6 Coppe Italia, oltre alla prima del 58, e collezionando risultati importanti, accedendo spesso alla zona Champions oppure alla zona di Europa League. Andiamo al Milan. Allora, Milan che arriva settimo con 38 punti, ha in squadra Noletti, Barluzzi, Schnellinger, Pelagalli, Maldini, Trapattoni, Mora, Lotetti, Amarildo, Rivera, Sormani, Balzarini, Fortunato, Angelillo e Santin. In questo campionato il Milan è allenato da Nils Liedholm dalla prima alla diciassettesima giornata e dalla diciannovesima alla ventiquattresima e nella diciottesima e dalla venticinquesima giornata alla fine è allenato da Catozzo, Giovanni Catozzo. Primatista a reti è Angelo Sormani, eccolo qua. Ha vinto fino al 65, ha vinto 8 campionati e fino ad oggi ne ha vinti 19. Allora, su chi mettiamo il focus? Cesare Maldini, nato a Trieste nel 1932, morto nel 2019, è stato colonna del Milan dal 1954 fino alla fine della stagione che stiamo analizzando, collezionando in totale 412 presenze. Suo figlio Paolo sarà dall'84 al 2009 recordman di presenze di sempre con i rossoneri, con 902 presenze ed è secondo per presenze in A dopo Buffon. Cesare Maldini ha allenato anche la nazionale dal 1996 al 1998, portandola ai quarti dei mondiali 1998 proprio con suo figlio capitano. Suo nipote Daniel milita attualmente al Monza.
Monza. Il Milan oggi, allenato da Pioli, milita in Serie A dal 1983. Negli ultimi 20 anni ha vinto 3 scudetti nel 2003, 2004, 2010, 2011, 2021, 2022 e 3 Supercoppe italiane. Andiamo a scoprire qualcosa del Napoli. Allora, il Napoli ha avuto un piazzamento in campionato al terzo posto con 45 punti. Ronzon, Bandoni, Nardini, Stenti, Panzanato, Girardo, Canè, Giuliano, Altafini, Sivori, Bean, Kuman, Montefusco, Emoli e Gatti. Allenatore Bruno Pesaola, primatista reti José Altafini con 14 reti. Fino a questo punto Napoli non aveva ancora vinto campionati, ma fino ad oggi ne ha vinti 3. Come focus di calciatore questa volta vi propongo Antonio Giuliano, che lo troviamo qui. Nato a Napoli nel 1942, morto sempre a Napoli nel dicembre del 2023, Giuliano è stato una bandiera del Napoli, 12 stagioni da capitano, 17 totali, 500 presenze. Tornato a Napoli da dirigente, curò l'acquisto di Maradona dal Barcellona nel 1984. Il Napoli di oggi, fresco di scudetto dell'anno scorso, quindi 2022-2023, attualmente milita in Serie A e lo fa dal 2007-2008. Allenato da Francesco Calzona, nelle ultime stagioni ha alternato buone e cattivi momenti. E andiamo non alla Sampdoria, ma alla Roma. Era andata un po' troppo avanti. Allora, la Roma è arrivata ottava con 36 punti. Carpenetti, Cudicini, Ardizzon, Carpanesi, Losi, Benaglia, Tamburini, Leonardi, Francesconi, Benitez, Barison, Matteucci, Spagno, Salvori e Tomasin. Allenata da Oronzo Pugliese, il suo primatista reti fu Paolo Barison con 6 reti. Campionati vinti fino a 65-1 e fino a oggi ne ha 23. Su chi andiamo a diciamo puntare, no, la nostra attenzione? Su Fabio Cudicini. Nato a Trieste nel 1935, Cudicini ha difeso i pali della Roma per 8 stagioni, con più di 200 presenze totali. Nel finale di stagione ha difeso il Milan, vincendo il campionato nel 68. Anche suo figlio Carlo è stato un portiere non troppo continuo, riuscendo però a collezionare più di 200 presenze con il Chelsea per quasi 9 stagioni fino al 2009. La Roma oggi milita in Serie A dal 52 e ha vinto il suo ultimo scudetto nel 2000-2001 sotto la guida di Capello. Attualmente ha raggiunto la finale di Europa League nel 2023 dopo aver vinto la prima edizione della Conference l'anno precedente. È attualmente allenata da Daniele De Rossi, che è stato bandiera dei giallorossi dal 2001 al 2019. E andiamo, come vi avevo appunto predetto, a parte la parte centrale dove abbiamo appunto un tot, guardate, prima di fare la Samp. Qua naturalmente abbiamo le copertine e qua abbiamo delle cose particolari riguardanti il campionato appunto del 65, quindi Herrera Caraltrissa, altro scudetto a tinte nerazzurre, il capocannoniere, l'esploa dell'anno, insomma le statistiche e i numeri del 65-66. Ma andiamo avanti con appunto la Samp. Allora andiamo un po' a vedere che cosa ci dice appunto il mio insomma, il testo, no? Che ci siamo preparati naturalmente, perché non arrivo a sapere tutto a memoria, ci mancherebbe, e non lo farei nemmeno. Quindi è arrivata 16ª con 27 punti ed è finita in Serie B. L'allenatore era Giovanni Baldini, da solo dalla prima all'ottava stagione, e poi insieme a Fulvio Bernardini dalla 9ª stagione alla fine. E abbiamo Vincenzi, Sattolo o Sattolo, non lo so, Delfino, Dordoni, David o David, Morini. Poi andiamo dall'altra parte, Salvi, Catalano, Cristin, Frustalupi, Novelli, Battara, Masiero, Pienti e Giampaglia.
Il primatista reti fu Giancarlo Salvi con 11 reti, appunto, campionati vinti fino allora nessuno e fino a oggi uno. Il focus lo puntiamo su Mario Frustalupi, nato a Orvieto nel 42, morto nel 90, soli 48 anni per un incidente stradale. Ha collezionato più di 200 presenze con i blu cerchiati negli anni 60. Alla veneranda età, diciamo, di 39 anni, ormai al tramonto della carriera, portò la Pistoiese a disputare il suo unico campionato di A nel 1980. Attualmente milita in Serie B, allenata da Andrea Pirlo, dopo la retrocessione avvenuta l'anno passato. A parte gli anni d'oro degli anni 90, con lo scudetto del 91, la finale di Champions del 92 persa 1-0 contro il Barcellona, pochi sono stati i momenti gloriosi della Samp. Negli ultimi 15 anni ha subito due retrocessioni, nel 2011 e nel 2023, ma anche il quarto posto nel 2010 e il settimo nel 2015, che gli hanno valso l'accesso in Champions e a Europa League. La Spal si piazzò quindicesima con 28 punti. Abbiamo Pasetti, Cantagallo, Bozzao, Bagnoli, Colombo, Moretti, Massei, Reja, Innocenti, Capello, Muzio, Bruschini, Fochesato, Bertuccioli o Bertuccioli e Carrera. Allenata da Francesco Petagna, il suo primatista reti è Enrico Muzio con 11 gol segnati. Non ha mai vinto un campionato. Il focus lo puntiamo su Edoardo Reja. Eccolo qui, nato a Gorizia nel 1945 e di Reja ha forse ottenuto più fama come allenatore, ma ha tuttavia collezionato molte presenze fra Spal Palermo, fra la Serie A e la Serie B. Come allenatore, carriera che prosegue ancora adesso, dal 1979, l'ultima esperienza l'ha avuta l'anno scorso come tecnico del Gorica in Slovenia, ha allenato squadre importanti come Napoli, Lazio e Atalanta, senza tuttavia vincere alcun trofeo. Oggi la Spal milita in Serie C, fresca di retrocessione. Gli ultimi anni sono stati soddisfacenti con il ritorno in Serie A avvenuto nel 2017 al termine di una tripla scalata di fila CBA, ritorno che mancava addirittura dal 1968. Dopo 3 stagioni in massima serie retrocede per poi ritrovarsi nuovamente in C a partire da questa stagione. Andiamo al Torino. Torino che arriva decimo con 31 punti, Poletti, Vieri, Fossati, Puglia, Rosato, Volchi, Meroni, Ferrini, Orlando, Moschino, Simoni, Gennari, Ferretti, Pestrin e Schutz. Allenato da Nereo Rocco, Gigi Meroni è il suo primatista con 8 gol. Fino ad allora aveva vinto 6 campionati e fino ad oggi ne ha 27. Il focus lo mettiamo su Gigi Meroni, nato a Como nel 1943. Questa è la penultima stagione per Meroni prima della tragica morte avvenuta per incidente stradale il 15 ottobre 1967, alla cui sera venne investito da un'auto. A guidarla c'era Attilio Romero, che poi, prosciolto dalle accuse in quanto senza colpa, diventerà proprio il presidente del Torino dal 2000 al 2005. Oggi il Torino, beh, con l'ultimo scudetto vinto ormai quasi 50 anni fa, il Torino milita in massima serie dal 2012, allenato da Juric. Ha alternato buone stagioni e stagioni meno buone anche a Torino, riuscendo però sempre a mantenere la categoria e ritagliandosi anche una partecipazione all'Europa League nel 2015, arrivando agli ottavi. Poi il Varese, ultimo. Con 15 punti, quindi retrocede in Serie B. E abbiamo Marcolini, Da Pozzo, Maroso, Gioia, Magnaghi, Ossola, Bagatti, Cucchi, Ferrario, Anderson, Boninsegna, Lonardi, Combin, Beltrami e Borelli. Allenata da Mario Gambazza con Giulio Capelli.
dalla prima alla quarta giornata e da solo poi dalla quinta all'ottava giornata, poi Pietro Magni dalla nona alla venticinquesima e alla fine Piero Trapanelli dalla ventiseiesima giornata alla fine. Prima di Staretti sono Romano Bagatti e Roberto Boninsegna con 5 gol e non ha mai vinto nessun campionato. Mettiamo la nostra attenzione su Roberto Boninsegna. Nato a Mantova nel 1943, Boninsegna è qui alla sua prima stagione in Serie A, in cui poi esploderà con la maglia dell'Inter, con cui troverà 173 gol complessivi dal 69 al 76. Il Varese oggi va tra le squadre di Serie A. 65-66, il Varese sicuramente l'ha messa peggio. Difatti è stata dichiarata fallita nel 2019, attualmente non milita quindi in nessun campionato. Attualmente molte compagini ne hanno preso il nome, come il Città di Varese che milita in Serie D, tuttavia nessuno ne ha rivendicato la rifondazione. Le ultime prodezze del Varese sono in Serie B, con 5 stagioni di fila dal 2010 al 2015, in cui si segnala la finale playoff. Valida per un posto in Serie A, persa nel 2012 contro la Samp, mentre l'ultimo Varese in Serie A risale addirittura al 74-75. Allora, dopo la Serie A, direi che possiamo dire anche qualcosina sulla Serie B. Che ne dite? Andiamo avanti. Quindi, dato che c'era anche la Serie B, io direi di dire qualcosina anche sul campionato cadetto. Allora, la Serie B del 65-66 è stata la 34esima a girone unico e ha vinto il Venezia, promossa con Lecco e Mantova, e mentre sono retrocessi il Trani, il Monza e il Pro Patria. Capocannoniere della Serie B, Gianni Pui del Catanzaro con 18 gol. Ma andiamo squadra per squadra, vediamo un po' qualcosina, qualche piccola curiosità. Ad esempio, cominciamo con l'Alessandria, allenata da Federico Allasio e Aristide Coscia e Gino Armano, e poi sempre Gino Armano con Laszlo Szekely, che è un nome un po' particolare. Szekely. Poi arrivò a tredicesima in campionato con 35 punti e oggi, dopo una stagione in B nel 21-22, l'unica, attenzione, dal 75, l'Alessandria, è tornata in C, in cui milita nei bassifondi del suo girone. L'ultima esperienza in A è stata nella stagione 59-60. Catanzaro, allenato da Dino Ballacci, arriva decimo con 36 punti e attualmente è ritornato in Serie B nel 2023, categoria da cui mancava dal 2006. L'ultima stagione in Serie A del Catanzaro risale all'82-83, al termine di 5 stagioni in A di fila, record appunto per i calabresi. E andiamo al Genoa, al mio Genoa, prima o poi doveva spuntare. In questo periodo allenato da Luigi Bonizzone, prima insieme a Giuseppe Viani e poi con Giorgio Ghezzi. Arriva quinto con 44 punti. Il Genoa attualmente è neopromosso in Serie A dopo la retrocessione avvenuta nel 23. Ha raggiunto importanti risultati negli ultimi anni, specialmente subito dopo la sua risalita in A avvenuta nel 2007, con la stagione 2008-2009 che l'ha visto arrivare addirittura quinto. E passiamo al Lecco. Lecco, allenato da Angelo Piccioli o Piccioli, non lo so, arrivò secondo e quindi promosso in A con 48 punti. Oggi il Lecco è fresco di promozione in B, categoria in cui manca dal 73. L'ultimo campionato di Serie A disputato dai Lombardi è stato proprio successivo a questo, ossia il 66-67. Poi guardiamo anche il Livorno. Ok, Livorno, allenato da Carlo Parola,
che è appunto il Carlo Parola della rovesciata Panini, tra virgolette. Arriva settimo con 38 punti. Attualmente il Livorno gravita, diciamo, in Serie D da 2 stagioni, in quanto era andato incontro a un fallimento nel 2021 che l'aveva fatto ripartire dall'eccellenza. Le ultime apparizioni in Serie A dei Toscani risalgono alla stagione 2013-2014, mentre non vedono la Serie B dal 2020. Il Mantova allenato da Giancarlo Cadè, posizione terzo con 46 punti, quindi viene promosso in Serie A. Oggi il Mantova milita in Serie C ed è in testa al suo girone, a un passo da una Serie B che mancherebbe dal 2010. Remota è l'ultima stagione in Serie A dei Lombardi, targata 71-72. E passiamo al Messina, allenato da Antonio Colombannas, arriva settimo nel 65-66 con 38 punti alla pari del Livorno. Oggi il Messina, con alle spalle copiosi fallimenti e rifondazioni, attualmente l'associazione calcio Riunite Messina, nata nel 2017 in continuità con le vecchie società, milita in Serie C da 2 stagioni. L'ultima stagione in Serie A è stata la 2006-2007, mentre l'ultima in B è stata la 2007-2008. Il Modena, eccolo qua, allenato da Maino Neri e da Leandro Ramandini. Arriva tredicesimo con 35 punti. Oggi diciamo che è tornato in Serie B dal 2022, sì, dal 2022-2023, e mancava dalla B dal 2016. L'ultima apparizione in Serie A del Modena risale al 2003-2004. E nel 2017 sono andati incontro a un fallimento alla fondazione della Pro Modena, al ritorno del neonato Modena Football Club nel 2018, che è ripartito dalla Serie D. Poi andiamo al Monza, allenato da Rigamonti e da Gazzi. Arrivò in questo campionato 19esimo con 32 punti e quindi scese in Serie C. Oggi invece il Monza, dal 2022-2023, grazie agli investimenti di Berlusconi e Galliani, milita in massima serie, in cui ancora non era mai stato promosso, essendo una delle 3 squadre insieme a Inter e Sassuolo a non essere mai retrocesse una volta salite in A. Novara. Qui era allenato da Giraudo e da Motina e è arrivato decimo con 36 punti. Attualmente il Novara Football Club, costituito nel 2023 sulle ceneri del vecchio Novara, milita in Serie C. Nel 2017-18 ha vissuto i suoi ultimi istanti in Serie B, mentre l'ultima Serie A risale al 2011-2012, anno in cui fecero capolino in massima serie dopo 55 anni. Ma passiamo al Padova, allenato da Montanari e da Rosa, posizione nono con 37 punti in questo campionato. Attualmente milita in Serie C da ormai ben 5 stagioni, anche se la B l'ha cercata insistentemente, perdendo 2 finali playoff di fila nel 2021 e 2022. L'ultima apparizione dei biancosaudati in B risale al 2018-19, mentre l'ultima presenza in Serie A risale addirittura al 95-96. Palermo, allenato da Carlo Facchini, posizione quindicesima con 34 punti, alla pari con Pisa e Reggiana. Attualmente, dopo l'esclusione da tutti i campionati avvenuta nel 2019, che ha visto la fine della traballante era Zamparini, il Palermo, guidato dal City Football Group, è riuscito a tornare in Serie B a partire dal 2022, in cui lotta per un ritorno in massima serie che manca dalla stagione 2016-2017. Andiamo avanti col Pisa, allenato da Carlo Facchini, arriva nel 65-66, quindicesimo con 34 punti a pari punti con Palermo e Reggiana. Oggi il Pisa, dal 2019-2020, milita nei campionati di Serie B, sfiorando la promozione in Serie A nel 2022, arrendendosi solo al Monza in finale playoff. La Serie A per il Pisa è un lontano ricordo, però, mancando addirittura dalla stagione 90-91. Potenza era allenato da Renato Lucchi e arrivò decimo con 36 punti alla pari con Catanzaro e Novara. Attualmente
Per i Lucani abbiamo solo serie C o serie D, con addirittura qualche eccellenza dal 1968. La serie B l'hanno vista solo per 5 anni di fila, dal 63-64 appunto al 67-68. La serie A non l'hanno mai vista. Dal 2018 militano in C con un buon quarto posto nel 2019-20, tuttavia vanificato dall'eliminazione quasi immediata ai playoff per la B. E in seguito abbiamo il Propatria, che era allenato da Angelo Turconi e che nel 65-66 arrivò sedicesimo con 33 punti e quindi retrocesse in Serie C. Attualmente il Propatria ha una storia molto simile al Potenza, perché non vede la Serie B addirittura da questa retrocessione del 66. Può però vantare 12 campionati disputati in Serie A, randomicamente tra il 29 e il 53. Oggi comunque l'Aurora Pro Patria milita in Serie C da 6 stagioni, senza mai riuscire ad avere risultati però troppo importanti. La Reggiana allenata da Romolo Bizzotto, quindicesima con 34 punti in questo campionato. Attualmente è tornata in Serie B per la stagione 2023-2024, in cui sta ben figurando. Gli emiliani però hanno visto gli anni 2000 per la maggior parte tra Serie C, con un fallimento avvenuto nel 2018, per cui aveva dovuto chiamarsi Reggio Audace, riuscendo a vedere la B solo nel 2021 e appunto dal 2023 l'ultima apparizione in A dei Granata risale al 1997. Dalla Reggiana andiamo alla Regina, allenata da Tommaso Maestrelli, arriva quarta con 45 punti. Attualmente la Regina non ha una storia, diciamo, molto felice. È fallita nel 2023, l'ultima stagione in A risale nel 2008-2009, l'ultima in Serie B dal 22-23. Fallita appunto nel 23, sorta dalle sue ceneri la Fenice Amaranto, squadra di Reggio Calabria che attualmente milita nel campionato di Serie D senza però dominare il girone. Il Trani era allenato da Arienti, Capocasale e Allasio. Come posizione si piazzò ventesima con 30 punti. Attualmente il Trani, tra tutte le squadre di questa Serie B, è la squadra che ha avuto il percorso peggiore. Milita infatti in promozione pugliese, sesto livello italiano, e ha visto come suo massimo livello proprio le due Serie B disputate tra il 64 e il 66. Dopodiché un rapido declino, con addirittura l'ultima C nel 75 e l'ultima D nel 96. Da ormai quasi 30 anni milita nei campionati dilettantistici, attualmente con il nome di ASD Soccer. Trani. E poi abbiamo Venezia e Verona. Allora, Venezia era allenato da Armando Segato, posizione prima con 49 punti e quindi fu promossa in Serie A. Attualmente Venezia è ritornato in Serie B dal 2022. Pensare che nella stagione 21-22 il Venezia era addirittura tornato in Serie A dopo 20 anni, però peccato retrocedendo subito. La storia degli anni 2000 è però anche triste, con due fallimenti nel 2009 e nel 2015. Verona, allenato da Armando Segato, arriva sesto con 40 punti. Attualmente, gli anni 2007, dal 2007 al 2011, non sono sicuramente molto felici per il Verona, con addirittura rischio di Serie D, ma dal 2011 in avanti il Verona è riuscito a tornare nel calcio che conta, venendo promosso in A nel 2013 dopo 11 anni e dopo alcune stagioni tra A e B, militandovi in pianta stabile nel 2019-20. Insieme a Monza e Genoa è una delle tre squadre di questa B che oggi milita in Serie A. Tornando indietro di 40 anni, degno di nota è sicuramente lo scudetto vinto nel 1985 sotto la guida di Osvaldo Bagnoli, l'unico degli Scaligeri. E
E con questo abbiamo finito, no, il nostro album 65-66. Qua ci sono addirittura in fondo campionato mondiale di calcio, guardate un po' qua ci sono, fa bellissimo questo recap, diciamo, delle vittorie dei campionati mondiali. Che dirvi, qua abbiamo anche tutte le coppe, stavo guardando, intanto stavo studiando un po' qua in fondo, che mi piace questo album, messo un po' così, Coppa Intercontinentale, Intercampione. Bello, 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 bello. La Coppa dei Campioni 65-66, Coppa delle Coppe, Coppa delle Fiere. Oh, che ne pensate di quest'album? Voi lo avete? Siete dei collezionisti? L'avete, non so, oddio, magari chi l'ha fatto in quel periodo era abbastanza grandino, perché parliamo del 65-66, però magari se siete dei collezionisti o magari se mi guarda qualcuno che ha una certa età, sicuramente si ricorda di quest'album. Io, come vi dicevo, appunto, prendo in maniera randomica questi album, statici in edicola, per poi fare magari insieme a voi un analizzando del campionato appunto in questione. Questa volta è capitato 65-66 e chissà la prossima volta che cosa mi verrà in mente, no? Grazie a quest'anno di analizzare, magari andremo verso gli anni 70, magari andremo a vedere un campionato. Non copia e incolla magari dei campionati precedenti, ma un campionato che valga la pena di analizzare perché magari è successo qualcosa di particolare. Chi lo sa? Non lo so, non si sa mai che cosa può uscire da Indaco. Io vi ringrazio di essere stati con me, spero che il video sia stato di vostro gradimento e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti carissimi, ciao 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 ciao.